E ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Modville. Io sono Rodi e oggi abbiamo un po' di cose da fare. Abbiamo finalmente avuto l'università di livello 5, quindi metto in pausa prima che perdiamo gli studenti. Dobbiamo finire il nostro parchetto e voglio fare un piccolo esperimento con questa rotonda qui. Quindi, partiamo dall'università. Abbiamo sbloccato le ultime cose dell'università. Ora, la vera domanda è quali erano? Sicuramente abbiamo la School of Engineering da mettere giù, che direi di mettere qua. Perfetto. E poi devo andare praticamente ad occhio e vedere cosa c'è già e cosa no. Questo non mi sembra che ci sia. Questo c'è, ok. Quindi direi che è dal Media Lab che mi manca. Il resto dovremmo aver fatto tutto. Quindi piazziamo giusto Media Lab. Il Beach Volleyball Club, che io adoro il Beach Volley, subito. Lo mettiamo giù subito. Allora, ne mettiamo anche più di uno. Giusto perché mi sento carico oggi. Ecco qua. E poi abbiamo Academic Statue 2. Mettiamo una qua. E ne andiamo a mettere una qua. E il nostro Polytechnic Institute è ufficialmente completo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo messo tutto quello che ci serviva e quindi quando espanderemo un po' la città andremo a mettere un'altra università. Magari la metteremo qua, vicino alla riserva naturale, con un collegamento dietro. No, mi sto facendo prendere. Non le dobbiamo fare adesso, abbiamo altri piani. Quindi, andiamo a riattivare il tempo adesso che abbiamo sistemato l'università. Vi dicevo, una cosa che voglio fare è fare in modo che quelli che vanno qua facciano delle scelte un pochino diverse. Quindi voglio fare che questi qua se ne vadano qui. Ok. E questi se ne vadano o qui o qui. Perfetto. E questi li mettiamo tutti così, non ci cambia niente. Facciamo così. Ecco qua. In questo modo, quelli che arrivano possono far senza fermarsi. Perché non hanno un incrocio lì. Soltanto quelli qua sopra si devono fermare. E questo dovrebbe rendere le cose un pochino più fluide. Mal che vada, posso semplicemente fare una corsia extra che fa così, eh. Non è quel gran problema. Ok. Poi il nostro parchetto che ha una marea di gente che lo sta utilizzando. L'ultima volta dovremmo aver messo le pareti d'arrampicata, se non erro. Sì, ecco qua. Anzi no, le pareti d'arrampicata, il parchetto. Classico per bambini. Ok, e quindi ci manca l'ultimo, i trampolini. Che non dovrebbe mancarci molto, secondo me. Sì, mancano più o meno 3.000 persone e ci siamo. Voglio andare a tirare un po' su il prezzo, intanto. E voglio vedere la manutenzione dei parchi, quanto è lontana. Ok. Sembra che comunque sia abbastanza fatto bene. No, è tutto normale, non è boosted. Mi scusi, ma non è boosted neanche dove c'è la copertura? Ma mi scusi, that's illegal. Ma vabbè, mettiamo la manutenzione del parco qua in mezzo, dai. Facciamo così. Poi andiamo a prendere la stradina. E andiamo a far così. Ok. Magari questo potrebbe aiutare un pochino. Ora. Questo sta andando bene come dovrebbe. Qua c'è meno coda di prima, sono soddisfatta. E a questo punto direi di controllare un pochino la questione università. Abbiamo 10.000 persone che ci possono andare, ma è veramente poche che ci vanno lì. Per cui direi di fare quello che vi dicevo. Ora,
Innanzitutto mi avete dato un suggerimento per l'acqua di tirare giù col tasto sinistro. Col tasto sinistro l'acqua non va giù. E in più mi sono scordato quanto era l'acqua. Spero che fosse 003. Non mi sembra, secondo me era 002. 001 forse? Secondo me era 001. Dai, non credo che fosse 00. No, 00 è impossibile. Ah, speriamo di non aver fatto un grosso problema. Però mi avete suggerito di tirarlo su e giù. Ora, quello che mi avete detto però è che questo non va a cambiare il livello del mare. Questo va solo a dire l'altezza. Per cui, se dice solo l'altezza, allora dovremmo essere a posto, visto che il livello del mare è diverso. Sono molto curioso di testarlo a questo punto, quindi... L'altezza adesso è giusta, voglio abbassarlo un pochino e basta. E vediamo se questo è sufficiente. Sono molto curioso, spero sia sufficiente. Voglio andare a fare un altro controllo qua giù a questo punto. Sì, sembra che... il vostro suggerimento fosse giusto e bisognava cambiare l'altezza con quello. Oh beh, probabilmente l'avevo imparato in passato, ma me ne sono bellamente scordato. Quando è un po' che non si fanno le cose si scordano. Quindi, tiriamo via il nostro argine e finalmente facciamo quello che abbiamo preparato per praticamente quasi un mese. Andiamo a... mettere bene la foresta intorno, ok, facciamo così, e poi voglio fare una strada che ci gira tutto attorno e poi ha un'università. Ora, l'università, dove la andiamo a mettere? Di sicuro qua voglio fare altro settore abitativo, e se proprio devo fare qualcosa industriale lo metterò qua nel boschetto. Quindi, sicuramente anche qua ci sarà un settore abitativo. Qua ci sarà un settore abitativo. A questo punto l'università, la cosa migliore sarebbe farla in questa zona qua. Ok. Vediamo quindi cosa riusciamo a fare. Innanzitutto, non sarà una linea retta. Lo sapete bene che... ho un certo odio per queste cose. Lasciamo... adeguatamente più largo per poter crescere tutta un'università qua e fare tutto un percorso della riserva naturale qua intorno. E poi devo fare un passaggio qua. A questo punto credo che la cosa migliore sia spostare questa caserma più indietro, perché qua ci faremo un incrocio. Ora, andiamo a prendere questa. Gli andiamo a dire... oddio, vediamo come me la vorrebbe connettere il Network Multitool. Sono curioso. Ok, me la connetterebbe così. Io lo metto così. Ok. Adesso andiamo a spostare un po' i nodi. Andiamo a mettere... sì, vabbè. Qua uno qua. Ormai non mi spaventa più quel non reference di Network Multitool. Perfetto. Poi andiamo a fare... così. Ok, l'altezza è giusta. Poi, strumento slope e strumento slope. Ecco qua, perfetto. Ora, l'ultima cosa da fare è andare a mettere questo 6 corsie qua. Magari facciamo così. Lo mettiamo per gli ultimi due tratti. E qua
ci andiamo a mettere un semplicissimo time traffic light. Semplice così. Questo dovrebbe darci una grossa mano. Ora, discorso università. Innanzitutto voglio vedere se ho del guadagno con l'università, perché non voglio uccidermi il budget per costruirne una. Allora, sì, praticamente metà del costo e metà del guadagno. Ok, perfetto. Quindi, discorso università, io direi di fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto prima e andremo ad aggiungere ovviamente anche il treno. Quindi, distretto. Distretto universitario, perfetto. E andiamo a fare qualcosa così. A quanto pare il distretto universitario si va a combattere con la, con la riserva naturale. Quindi dovremmo fare praticamente le cose al millimetro. Che sapete, non mi piace. Però non abbiamo alternative. Quindi faremo una cosa molto simile, devo dire. Come ingresso almeno. Anche se forse converrebbe letteralmente fare una rotonda, sapete? Sì, conviene fare una rotonda come abbiamo fatto là. Allora, tirati su te che non devi stare a meno 6. Perfetto. Poi. Andiamo a prendere te. Metto un 20 a ogni lato. Metto un 10, 10, 10. Ok. Le basi sono a posto. Ora. Devo fare anche... Oh, mi ha sbloccato il trampolino. Piazziamolo prima che mi scordo, così il parco è a posto. Ok, andiamo ad aggiungere un pochino di alberi. Perfetto. Il nostro parco cittadino direi che è pronto. L'ultima cosa, voglio mettere le barriere per il treno. Perché altrimenti sarebbe un massacro lì dentro. Quindi voglio fare così e poi fare lo strumento parallelo da qua a qua. Ok. Poi cambiamo lato. E ok, perfetto. Guardate com'è semplice mettere delle barriere ai treni con lo strumento delle strade parallele di Network Multitool. Solo l'unica cosa, qua, questa la faccio a mano. Ok. Bro. Perfetto. Il parco è finito. È in positivo. Gli mettiamo un ingresso di 25 euro. Forse un po' tanto, ma vabbè. Intanto ci ha dato altri 8.000 di guadagno. Che schifo non mi fa, devo essere sincero. Guardiamo che non ci siano troppi pedoni qua. La risposta è no. Bene, possiamo tornare a concentrarci all'università. Allora, prima cosa da fare è vedere come avevamo fatto un attimo. Qua avevamo messo una autostrada doppia corsia che andasse dritto dietro. In questo caso direi di metterla di fianco. La metterei qua in basso. Tanto abbiamo il collegamento lì, quindi sarebbe la cosa più semplice. Non dobbiamo neanche farla tanto lunga come l'avevamo fatta prima. Prima l'avevamo fatta per dare spazio. Quindi facciamo così, facciamo un 20. E poi torniamo tranquillamente a utilizzare questo. Andiamo a fare così.
Perfetto. E voglio provare a fare un vecchio trucchetto. Fare qualcosa così. Tra. Perfetto. Questo è un trucchetto che si può fare con le stazioni. Ecco qua. E poi andiamo a cancellare questo. In questo modo la gente ci va dritta. Ora, non abbiamo auto qua che ci andranno, perché qua ci metteremo il blocco, anzi lo facciamo subito. Che blocco abbiamo messo di là che ha funzionato perfettamente? Tutto parte emergenza e sanità, perfetto. Mi facciamo la stessa cosa, tutto così. Ok. Questi magari anche no. Ok. Di solito in questo modo si va a evitare la gente che fa avanti e indietro e blocca il traffico, perché vanno dritti dentro direttamente. Ma non è obbligatoria come cosa, davvero. Quindi per quanto riguarda il collegamento, noi andiamo a fare qualcosa così. Poi facciamo così e facciamo così. E il nostro collegamento c'è. Ora andiamo a creare una tratta. Io direi di portarla fin laggiù. Facciamo arrivare. Indietro, vediamo che non faccio delle pazzie. Non le fa, perfetto. Ecco qua. E non ha senso andare a fare un collegamento con questa, perché c'è il trasporto a piedi letteralmente. Quindi per quanto riguarda il distretto, adesso possiamo mettere sicuramente qua un ingresso, non c'è alcun problema. Mettere qua un ingresso della riserva naturale. Questo era un ingresso piccolo, yes. Nel caso la gente voglia entrare subito, lo spazio per entrare c'è. Poi andremo ovviamente a riempire. Di alberi qui in mezzo. Poi andiamo a piazzare il nostro edificio. Perfetto. Andiamo a piazzare i dormitori. Allora, questo quanto è largo? Largo 6. Qua ne metto altri 6. Ecco qua. Tredici. E giù di 6. E andiamo a mettere altri 2 dormitori. Qua. Poi sapete bene come faccio queste cose, quindi andiamo a tirare dritto fino a qua. Tiriamo dritto fino a qua. Tiriamo dritto fino a qua. Adesso sistemiamo anche quel discorso lì, non vi preoccupate.
Tiriamo dritto fino a qua. Tiriamo dritto fino a qua. E andremo ad utilizzare tutta l'area che c'è qua intorno, non vi preoccupate. Quindi, andiamo a piazzare lo Studio Hall, che come sapete lo metto sempre qua in mezzo. Andiamo a piazzare il Groundskeeping. Visto che abbiamo poco spazio, per il momento lo andiamo a mettere qua, poi lo sposteremo sicuramente. E il Drama Club lo andiamo a mettere qua. Sono scordato un collegamento che adesso andiamo subito a rifare, perfetto. Ora, per quanto riguarda questo ingresso, devo essere sicuro che non vadano a connettersi dove non devono. Dobbiamo stare molto attenti a quelle cose lì. Quindi questo lo dobbiamo abbassare di uno. Questo lo togliamo. Andiamo a prendere l'ingresso. E... e qui diventa un problema. Come lo connettiamo? Io devo farlo arrivare fin là. Lì l'abbiamo già connesso, quindi potremmo lasciarla anche lì la connessione. Ma io sinceramente volevo farne una in più, perché volevo utilizzare anche questo rametto qua. Vado a fare una singola scia così. A questo punto sembra la scelta migliore. Ecco qua. Ora. In questo modo non avremo ingressi non desiderati. E qua faremo un ponticello. Proprio semplice semplice. Perfetto. Ora, l'attractiveness ci siamo. Studenti ce ne mancano veramente tanti ancora. Meglio che mettiamo un altro paio di dormitori, sinceramente. Questo possiamo comunque allungarlo, dai. Non tanto come prima, ma possiamo. Ecco qua. Almeno... abbiamo un pochino più di posto, 698, ok. Dobbiamo mettere le policy che abbiamo messo nell'altro, quindi i visiting scholars, e dobbiamo mettere giù lo sport. Ora, qua avevo messo 12, 12 sono tanti, spendere 7000 così sono veramente tanti, 7000 così. Lasciamola 30, al momento non ha senso. Ok. Ora, per quanto riguarda lo sport, lo dobbiamo sempre mettere in quest'area qua. Purtroppo non scampiamo da questa cosa. Quindi. Abbiamo messo già questa, yes. Adesso andiamo a mettere il basket. Spero che tu sia park service. Road maintenance, ok. Ora, dobbiamo andare a inserire i parcheggi. Quindi, andiamo a offrire dei parcheggi qua. Perfetto.
E vi dirò, qua in mezzo ci voglio mettere un parchetto giochi. È assolutamente inutile. Però mi sembra una buona aggiunta. Non posso farlo simmetrico, purtroppo, ma ci dovremmo accontentare, mi sa. Ah già, toccherà accontentarsi. Vabbè, non è un problema. Ok. Bene, ora l'ultima cosa che voglio fare è andare ad allungare questa, quindi andare a togliere questo, perché voglio mettere perfetto, perché voglio mettere un'altra parte del parco, quindi andiamo a far così. Poi se non sbaglio, non avevamo la policy della riserva naturale, aveva solo il garbage. Ah, ok, perfetto, era solo per il garbage, non c'è problema. Voglio mettere infine il parchetto qua. Riserva naturale, side gate. Ma insomma, mi scusi. Stavamo dicendo. Perfetto. Ecco qua e andiamo a fare un ultimo tocchettino. Così. Bene. Direi che abbiamo fatto tutto il possibile. Per cui andiamo a piazzare gli ultimi edifici qua e direi che per questa parte siamo a posto. Quindi lo studio l'avevamo già messo, abbiamo il groundskeeping. Non l'avevamo già messo il groundskeeping? Sì che l'abbiamo già messo. Ah, abbiamo sbloccato solo il drama club, pensavo di avessimo sbloccato. Ah! Avevamo fatto il livello 2 e poi siamo tornati indietro. Ecco qual era il problema. Ok, quindi non abbiamo sbloccato niente. Abbiamo sbloccato soltanto la School of Education, che ci sta. Ci sta assai e mi piacerebbe metterla lì. Per cui non la posso mettere. Perché devo fare l'area del campus. Ok. Adesso lo mettiamo a posto, non c'è problema. Ecco qua. Poi andiamo a fare così. Ok. Ecco qua. E infine andiamo a prendere la foresta e facciamo così.
Perfetto. E adesso sono tutti contenti e soddisfatti. Non abbiamo piazzato giù il Technology Museum all'altra università. Direi di farlo subito. E a questo punto il museo lo piazziamo vicino all'università. Visto che abbiamo l'infrastruttura qua. Non mi sembra una brutta idea. Potremmo piazzarlo anche all'interno dell'università. Ok, interessante. Però no, dai, va bene così. Bene. Direi che per il momento siamo a posto. Mi ritengo abbastanza soddisfatto. Mettiamo un colore leggermente diverso, così vediamo meglio. Direi che per il momento sono soddisfatto. Abbiamo fatto l'inizio della mia idea che avevo in testa, quindi vedremo poi come migliorare la situazione.